Ristorante Pizzeria Hercules a Roseto, per una serata all'insegna della buona tavola con pizze cotte nel forno a legna, primi piatti, carne, pesce cucinato secondo la migliore tradizione. Il luogo ideale per feste di compleanno, banchetti e ricorrenze e per seguire le partite della tua squadra del cuore. C'è un segreto per spendere meno sul gas. Si chiama Julia Servizi Più, una società giovane e dinamica specializzata nella fornitura di gas metano ad uso civile ed industriale. Sono già oltre 10.000 i clienti nel solo comune di Giulianova, ma anche a Teramo iniziano ad apprezzare la convenienza e le qualità di Julia Servizi Più. Gestione e vendita di gas metano, con agevolazioni che prevedono anche la rateizzazione di pagamenti. E allora, che state aspettando? Chiamateci per una consulenza gratuita ai numeri 085 800 76 51 e 085 800 1111, oppure venite a trovarci a Giulianova in corso Garibaldi 65. La Mediterranea Assicurazioni è una società che affianca aziende e privati con soluzioni innovative nel settore cauzioni e fideiussioni, garantendo elevata innovazione, professionalità e capacità. Produttività, servizio eccellente, efficienza nella distribuzione e competitività. Tutto questo è Mediterranea Assicurazione SRL, via Nazionale 145, Roseto degli Abruzzi. Telefono 085 90 40 243. Amiche e amici del basket, bentornati a Time Out da Luca Maggitti, puntata 9 di martedì 7 dicembre, qui in diretta da TV6 e poi anche da Sky 910, ma ormai ci beccate dovunque, il sito di TV6 è appena dopo finita la trasmissione su YouTube grazie alla partnership attivata appunto da TV6. Subito, senza indugiare, vi ricordo di aderire al nostro gruppo su Facebook, perché ci fa piacere essere sempre di più a scambiarci idee, opinioni e le anteprime sulla puntata, e subito gli ospiti. Stiamo aspettando il coach del Teramo, Alessandro Ramagli, ma passo subito a presentarvi chi c'è. Alla mia destra Cesidio Di Masso, ex giocatore ed oggi presidente dell'SD Chieti. Ciao Cesidio, buonasera presidente. A tutti. Andrea Grosso dell'Amatori Pescara, complimenti Andrea, capitano, grazie. Giovanissimo dell'Amatori Pescara, ciao buonasera, Andrea. Grazie. I miei compagni fissi di viaggio, Marco Rapone, siamo in piena diretta. Buonasera Luca, buonasera agli amici che ci seguono. Ricordiamo il numero di SMS per intervenire in diretta al 366 59 02 197. Il sorriso del basket, Federica Pinciotti. Ciao Federica, bentornata. Buonasera a tutti. Ormai ne sa più di noi messi insieme, perché ogni settimana fa un passo avanti nello studio del basket. Il nostro Dream Team, ve lo ricordo, abbiamo il nostro direttore Ferruccio Benvenuti, il coordinamento di Andrea Costantini, in regia ci sono Gianni D'Areo e Gilberto Marinozzi alle grafiche, la camerawoman è Connie Brogi. Questa sera salutiamo, diamo il benvenuto a Mauro Iezioni, il cameraman che mi sta inquadrando proprio adesso. Stiamo ovviamente operando affinché entri il nostro ospite per la Serie A, ma è con grande gioia che vi presento, visto che insomma abbiamo una rubrica che si chiama Non Solo Basket, Lorenzo Di Giacomo, già campione europeo più volte. Questa sera per la rubrica Non Solo Basket abbiamo qui Lorenzo, che si giocherà un titolo europeo fra qualche settimana. Benvenuto Lorenzo. Buonasera a tutti. Allora, per Lorenzo innanzitutto il ringraziamento, perché ha subito aderito al progetto Time Out e ha comprato il libro. Se Lorenzo lo può far vedere, noi siamo contenti. La star è lui, quindi un onore per me. La star è lui, ripeto, e quindi ci onora di aver aderito al progetto. Vi ricordo che mancano circa 250 copie, una copia la venderemo quasi certamente, so che non mi dirà di no, proprio a una persona livornese decore come Alessandro Ramagli. Buonasera Alessandro, si è materializzato. Ciao, buonasera a tutti. Ti do la mano in diretta. Scusate il ritardo, ma l'allenamento era stato un po' stretto. Bentornato, ci siamo visti qualche anno fa a Sottocanestro, non mangiasti con la tua biella per essere di nostri, queste gentilezze me le ricordo, e ci rivediamo a Time Out dopo una bella prima vittoria. Abbiamo un sommario ricchissimo,
Piccola parentesi tonda, ringrazio l'amico Patrizio Visentini che ha portato il coach fin qui, l'ha detto stampa del Teramo, grazie Patrizio. Il sommario è ricchissimo, Serie A, Teramo, vittoria dopo un filotto, il 7 brutto, grande vittoria ad Avellino, ma purtroppo invece battuta d'arresto per la Micacci, quindi Serie A 1 basket in carrozzina, poi abbiamo la Lega 2, poi abbiamo la A dilettanti, la B dilettanti girone C e la C dilettanti girone G, dove spicca il Pescara del nostro amico Andrea Grosso. Abbiamo il servizio, la verticalizzazione sul Teramo con l'intervista di Vitucci, abbiamo anche altre interviste in Serie A, una serie di coach, e poi abbiamo le rubriche con Mario Boni, Franco Montorro e Enrico Schiavina, abbiamo coach Boniciolli, coach Pianigiani, Bucchi, Perdichizzi, Pillastrini e Dal Monte, e la conoscenza con i nostri ospiti. Vi passo subito a dire quel che c'è per la parte culturale. Ci tenevo a dire due cose. La prima è questo libro, La luna è ancora nascosta, di Simone Gambacorta. L'abbiamo presentato, adesso io non voglio dire che la trasmissione porta fortuna, ma tutti gli indicatori dicono questo, l'abbiamo presentato qualche puntata fa, ovviamente ci scherzo su perché non è certo grazie a noi che Simone ha vinto un premio importantissimo, perché Simone Gambacorta, adesso dovremmo avere anche la sua foto in sovrimpressione, ha vinto il premio per la critica Ennio Flaiano 2010, è veramente un onore, anche perché Simone è anche il critico condotto di Roseto.com. Complimenti a Simone Gambacorta, che per lui è un giornalista e critico letterario, per il suo libro di interviste su Ennio Flaiano ha vinto il premio. Il premio gli sarà consegnato sabato 11 dicembre in piazza Alessandrini presso il Media Museum. Ci saranno Giuseppe Rosato, Lucilla Sergio Giacomo e Renato Minore, e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 ci saranno siparietti teatrali a cura di Serenella Di Michele. Ancora complimenti. Da un libro all'altro, questa volta parliamo di petrolio e dei problemi legati alla regione Abruzzo. Questo è il libro che ha scritto il docente di diritto costituzionale Enzo Di Salvatore, Abruzzo color petrolio, con la prefazione di Dacia Maraini. Venerdì 10 dicembre a Pineto alle 15.30 presso il centro polifunzionale avrò l'onore di moderare un incontro con Dacia Maraini, Donatella Bianchi la giornalista Rai, Luciano Monticelli il sindaco di Pineto e Camillo D'Alessandro il capogruppo in consiglio del PD. Complimenti al professor Di Salvatore per questo libro e speriamo che la questione dell'Abruzzo e del petrolio sia risolta con meno danno possibile all'ambiente. Ultima, dulcis in fundo fra le buone notizie, l'attribuzione della Stella Coni al merito sportivo al presidente della FIP Abruzzo Francesco Di Girolamo. Gli facciamo un grande abbraccio e i nostri complimenti, visto che ieri c'è stata questa notizia. È proprio il momento di iniziare il fuoco di fila delle domande ai nostri ospiti. Facciamo subito un primo giro, poi andiamo a parlare un po' di box perché dobbiamo congedare Lorenzo che torna ad allenarsi. Iniziamo dal vincitore. Alessandro, ti conosco dai 10 anni, quindi non sei a rischio, perdonami il francesismo, di paraculismo. Hai dedicato la vittoria Avellino, dice, a quelli che ci hanno applaudito dopo aver preso le sberle da Siena, e non è piaggeria. Io che ti conosco so che non cedi alla piaggeria, ma sei stato davvero colpito da questo gesto. Ripartirei da questo gesto che mi sembra, letto in filigrana, un bel modo di ripartire. Bastonati in casa, vi applaudono. Vinci, sai, giù e dici, ho pensato subito a loro. Ma sai, non capita spesso, eh? Cioè, i bei gesti nello sport sono sempre più rari, quindi quando ne vivi uno in diretta e ne rimani colpito, e ripeto, non è piaggeria, io sono rimasto un po' sorpreso, devo dire la verità, e quindi è per questo che dopo la vittoria di Avellino mi sembrava giusto che la gente che ci aveva sostenuto in un momento così brutto ricevesse la nostra dedica, quella era la prima, mi sembrava doverosa. Senza veramente doversi accaparrare i favori di nessuno. Cesidio Di Masso, da un coach a un ex giocatore, oggi presidente di un sodalizio e allenatore egli stesso. Cesidio, hai giocato ai tempi della Rodrigo Chieti, no? Ci ricordiamo la Rodrigo della 2. Io ogni tanto dico qui in trasmissione che avremo il piacere di avere fra qualche puntata Giovanni La Monica, che ci racconterà di quando ha rincontrato in America Kurt Nymphius. Sì. Che basket hai lasciato da giocatore nella 2, ripeto, della Rodrigo di Kurt Nymphius, che poi si è fatto una solida carriera NBA, e che basket ritrovi oggi, così due flash, quali le differenze? Molto rapidamente posso dire che insomma il basket di una volta era molto più diverso, meno fisico, meno atletico, un po' più ragionato, un po' più cadenzato, quindi sicuramente la grossa differenza è proprio questa, che adesso c'è molto atletismo, molta fisicità, forse c'è meno senso del gruppo come ci poteva essere una volta. Le squadre sono formate più da, magari nel caso nostro, da elementi locali o quantomeno radicati nella città, e quindi il gruppo era un po' più determinante a livello di risultati.
Andrea Grosso, da un ospite all'altro sempre Abruzzo Basket. Andrea è il capitano, classe 87, quindi giovanissimo, dell'Amatori Pescara, è la squadra abruzzese meglio messa fra le 5 della Serie C. Nemo profeta in patria non è vero, tutti si aspettano ovviamente che noi ti chiediamo del tuo famoso fratello, invece no. Grazie all'articolo postato da Federica su Facebook ho letto che il tuo mito è un vecchio amico anche nostro, che è Giovanni Sabbia. Ci hai giocato insieme a Catanzaro, di qualcosa sul Giovannone che abbiamo avuto anche ospite ormai una vita fa in queste lunghe trasmissioni. Apro la parentesi per dirvi che il 28 dicembre si va di Baule d'Archivio, quindi vi riproporremo un sacco di bei ricordi di Roseto, Teramo, 10 anni vissuti intensamente con lo staff. Ma dici qualcosa, Capitan Grosso, di Giovanni Sabbia. Grande, come hai detto tu, veramente un mio mito, perché oltre a essere un grandissimo giocatore è veramente una persona speciale, quindi super dentro e fuori dal campo, e sono contento di aver avuto la fortuna di giocare con lui. Credo che Alessandro lo conosca, Giovanni Sabbia. Mi sa proprio sì. Che pensi tu di Giovannone? Ah, sai, sono quei giocatori che colpiscono un po' l'immaginario collettivo, sia dei compagni di squadra che dei tifosi che hanno avuto modo di averli fra i propri beniamini, quindi lui non fa difetto rispetto a questa regola. Bene, andiamo qualche minuto a parlare di box, perché abbiamo da fare il tifo tutti insieme, tutto l'Abruzzo sportivo, per Lorenzo Giacomo. Lorenzo, ti abbiamo, e pregherei la regia di mandare le foto, ti abbiamo avuto ospite a Sottocanestro nel 2005, che eri campione europeo in carica, questa è una foto di 5 anni fa, e poi c'era una dove abbiamo barato, quello è Cristian Di Giulio Maria, 2,10 m, tu sei più alto di lui, ma ovviamente eri su due gradini. Ti riaccogliamo dopo 5 anni, questa volta non sei campione europeo in carica, ma questa invece è una foto con i tuoi 3 trofei, ripeto, sei salito 3 volte al soglio europeo, adesso invece ci provi da sfidante. Innanzitutto dici qualcosa su questo avversario davvero tosto. Il mio avversario, insomma, è molto famoso e conosciuto in tutto il mondo, che è una persona che ha girato tutti i continenti che ci sono stati, ha combattuto al famoso Madison Square Garden di Miami, ha fatto il titolo mondiale. Più volte campione d'Europa, più volte campione intercontinentale. Tra me e lui c'è una piccola differenza d'età, nient'altro. Ricordiamo innanzitutto l'appuntamento, quando si terrà questo? Sì, si terrà il 22 di dicembre presso lo Sport Park di Penne. Dunque, qualcosa su Lorenzo, 32 anni, sposato, da Montesilvano, padre, sposato con Isabel, padre di Astrid Maria Luna, boxer professionista ma anche vigile del fuoco, se non erro. Sì, ancora discontinuo. Sei scelto uno sport dove le prendi le daie, dove è molto dura, e ti sei scelto anche un lavoro, diciamo così, di giorno, come si dice, abbastanza duro anche quello. Sì, di giorno e di notte, sì. Un bel lavoro, sì. 3 anni da dilettante, hai fatto 85 incontri con 71 vittorie, campione italiano per i pugni nel 93, hai avuto una carriera folgorante, tanto da passare professionista solo a 18 anni. A livello di ranking sei stato primo in classifica italiana Super Welter e Medi, terzo in classifica europea Medi, settimo in classifica mondiale WBO e Super Welter. 32 anni, quali sono le motivazioni per riprovare ancora a vincere un titolo europeo? Guarda, a 32 anni le motivazioni sono queste. Comunque io, anche se non sono stato più alla ribalta per un paio d'anni dopo la sconfitta in Finlandia, ho sempre continuato ad allenarmi, ho combattuto anche con avversari di buonissimo livello, anche rimanendo sotto, al di sotto delle testate giornalistiche e televisive. La mia carriera è andata avanti. Oggi a 32 anni mi risento di riprovare a fare il titolo europeo. Purtroppo in questo momento c'è questo avversario tostissimo, che comunque farò di tutto per far rimanere questo titolo qua. Hai una tua colonia pugilistica, se non sbaglio, hai una palestra in cui lavori anche con i giovani, cioè, insomma, ti piace questo sport a tal punto da lavorare anche insieme agli altri? Sì, spero anche che sia il mio futuro. Tra tante cose, ecco, adesso abbiamo il progetto di aprirla anche a Penne, dove si farà questa manifestazione, una palestra dove io potrò seguire già da piccoli i ragazzi. Già da piccolino. Io ho un'opinione che equivale molto alla nobile arte della box. Mi sembra una palestra veramente di valori positivi, molta fatica. Io ho qui 4 aforismi, ti voglio chiudere in un angolo, mi riempi tu di cazzotti a me, ma insomma, 4 aforismi con 4 tuoi commenti. Mike Tyson ha detto che il ring è il posto più bello del mondo perché sai quello che ti può capitare. Paradossalmente ci sono regole certe e c'è un quadrato definito. La vita può essere più dura della box. La vita è più dura della box, la box è lì, i 4 angoli che dice Mike Tyson, è quello.
il grandissimo George Foreman, qui si somma un'altra passione, dice che la boxe è un po' come il jazz, meglio è, meno gente l'apprezza. Cioè devi essere molto cavernicolo se sei uno alla Sugar Ray Leonard, se sei uno molto di fioretto vieni apprezzato di meno? Ah, io non ho di questi problemi, mi chiamano proprio terra terra, perché faccio pugilato, faccio il picchiatore, vado avanti, tecnica pochissima. È vero, molta difesa e molta aggressività. Con lo stile, col fioretto, emani meno. Sì, sì, ma lo vediamo anche durante i tornei, i campionati, che chi comunque è molto schermatore, ci sono poche persone a seguirlo. Un altro grande, un peso massimo, Joe Louis, l'afroamericano, diceva, questa è la metafora secondo me più bella della vita: tutti vogliono andare in paradiso ma nessuno vuole morire. Mi sembra una frase bellissima, cioè tutti vogliono il successo ma nessuno vuole faticare. Quanto è difficile oggi ad un ragazzo del terzo millennio, delle nostre parti, che ha tutto, avrà il cellulare a 3 anni e il motorino a 5, dirgli che invece bisogna faticare se vuole per esempio fare quello che fai tu, intraprendere il percorso della box? Guarda, è una scala che bisogna fare da piccoli. Io tutti i giorni mi chiedo, arrivo di nuovo, c'è una bambina di 6 anni, i valori bisogna dargli da piccoli. Per arrivare a dove sono arrivato io mi sono sacrificato tantissimo. I giovani di oggi si dovranno sacrificare il doppio, perché hanno già tutto. È più facile, secondo me la vita è molto più facile, è anche molto più facile arrivare a determinati traguardi. Un'ultima cosa e chiudiamo col più grande, Mohamed Ali, che dice: i campioni non si fanno alle palestre, si fanno un qualcosa che hanno nel loro profondo, un desiderio, un sogno, una visione. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è di combattere almeno per una volta nel Madison Square Garden. Poi se si perde o si vince, non è l'importante arrivare lì, per me è un sogno grandissimo. Bene, allora nel ringraziarti ancora, perché so che esci adesso da una sessione di guanti e molto probabilmente torni ad allenarti, siamo in perfetta diretta, ripeto, stai faticando, sei venuto dalla vicina Montesilvano. Ricordiamo mercoledì 22 dicembre allo Sport Park di Penne, 20:30, tutti a tifare per Lorenzo Di Giacomo. L'avversario è tostissimo, ma insomma noi speriamo davvero che tu ce la faccia, un grande in bocca al lupo Lorenzo. Io vi ringrazio a tutti. Mi hai un saluto da fare? Sì, un saluto obbligato, perché io stasera per questioni di allenamento, è questione anche della vostra ospitalità, ho saltato la famosa cena di classe del primo anno dell'elementare di mia figlia. Chiediamo scusa noi, ecco. Infatti voglio salutare tutti quanti, grazie di nuovo. Grazie a Lorenzo, noi ovviamente lo abbracciamo subito, perché andiamo a vederci intanto il servizio della sconfitta, purtroppo gli amicacci Giulianova, parliamo di Serie 1 basket in carrozzina, sconfitta interna contro Cantù, con le interviste a Gagliano Marchionni, al coach di Cantù Marco Bernia. Il servizio. Gagliano, questa squadra quando fatica a realizzare, che sia in casa o sia in trasferta, le partite finisce quasi sempre per perderle. Sicuramente siamo una squadra molto esperta, invece non dimostriamo questa esperienza in queste partite, in questi momenti, perché nei momenti in cui un canestro non entra, il secondo non entra, invece di mantenere la calma, come alla fine ha dimostrato questa partita, e loro erano molto giovani e di fatto hanno sbagliato molti tiri liberi quando abbiamo deciso di mandarli al tiro, forse era anche troppo tardi. Però la nostra esperienza non si è fatta vedere in questi momenti, che queste partite te le fanno vincere anche giocando malissimo. I due impegni interni dovevano portare il bottino pieno, o meglio, questo era l'auspicio della LAS BLS amicaci Giulianova. Ma se la gara contro Sassari alla Sirena aveva dato il risultato pieno, contro Cantù arriva il terzo stop stagionale per il quintetto di Anna Cardoso, mai realmente in partita. A ennesima dimostrazione che questa squadra, quando non trova il canestro con regolarità, va in difficoltà anche con una formazione, quella di Bernia, imbottita di giovani di belle, bellissime speranze. Noi purtroppo siamo una squadra molto giovane, pecchiamo un po' di esperienza. Abbiamo perso delle partite finora regalandole gli ultimi 3 minuti, oggi invece ho chiesto ed ho ottenuto dalla squadra una concentrazione per 40 minuti e abbiamo mantenuto questa concentrazione, abbiamo fatto una grandissima partita. I padroni di casa, dopo aver chiuso avanti il primo quarto, all'intervallo vanno sotto di 4, sbandano paurosamente nel terzo, riuscendo comunque sul finale a ridurre un gap che stava prendendo dimensioni eccessive. Ma negli ultimi 10 minuti il meno 5 non vuole saperne di sparire. E se ai liberi finali Pedretti e Geninazzi fossero stati solo leggermente più precisi, la partita sarebbe terminata molto prima del 40esimo. Noi giochiamo sempre con un roster che comprende 6 decimi di un under 22 e stiamo lavorando per il futuro della Brigantea, ma soprattutto per il futuro del movimento del basket italiano.
E così il 54-61 finale è la sintesi migliore di una sconfitta che, come le altre due, con Quarto e Santa Lucia, appare quanto mai meritata. Fortuna che si torna subito in campo mercoledì, anche se al Pala Città Futura di Roma, contro la lottomatica dell'australiano Ness. Il discorso principale è essere continuativi in un lavoro che ti porta a delle vittorie e a un bel gioco. Quando succedono queste cose, quello che dico io, non bisogna pensare soltanto a cambiare sistemi o cose, bisogna analizzare veramente il problema e affrontarlo di petto. Bene, tornati in studio, sempre in diretta, da una A, purtroppo, brutte notizie per l'Amicacci, che ogni volta che ha il bivio si ferma, si è già fermato ovviamente contro la corazzata Santa Lucia, si è fermata anche contro Cantù inopinatamente questa volta, ha invece una Serie A con buone notizie. Allora, coach, pochi giorni per lavorare, organico almeno con un giocatore in meno, ma a essere seri con due giocatori in meno, diciamola tutta, e invece si va ad Avellino e non si va a fare la scampagnata perché si sta in partita. Quello che mi ha fatto più impressione, guardando anche il play by play, è che tu sei sotto di 5 a un minuto e mezzo dalla fine, invece poi la porti a casa. Quali sono stati gli ingredienti? Più lavorato sulla tecnica, più lavorato sull'aspetto mentale dei ragazzi? Ma senti, se devi perdere la partita precedente è meglio perderla di 35 che di 1, perché quando la perdi di 35 poi potenzialmente non c'è bisogno né dell'allenatore né del massaggiatore né del dottore, cioè la squadra ha una motivazione e una voglia di reagire che nasce dalla brutta figura fatta, quindi per certi versi la partita con Siena ci ha aiutato. Poi abbiamo cambiato qualcosa e quel qualcosa secondo me è servita anche per alleggerire un po' la testa, che sicuramente dopo 7 sconfitte non è mai libera, e poi probabilmente Avellino non ha giocato la miglior partita della propria storia, però nei campionati non è che vinci solo quando distruggi gli avversari, vinci anche quando sei in grado di approfittare magari di una prestazione non al top del tuo avversario, e per una squadra che era in difficoltà averlo fatto è un grande merito, anche e soprattutto caratteriale oltre che tecnico. C'è una riflessione che ho fatto con te telefonicamente e mi ha colpito quando ho detto: beh, insomma, avete vinto anche contro la prestazione mostruosa di Taquandin, 9 su 15 da 3. Tu mi hai detto: beh, forse non è detto che quello per loro sia stato un bene. No, vuoi approfondire? Perché mi sembra una chiave di lettura interessante. Ovviamente io sono un cialtrone nel basket, tu sei il coach, quindi tu la sai spiegare. No, è stato un male per loro il fatto di fare canestro da 3 punti nel corso della prima parte della partita con così grande facilità, perché la loro squadra, cioè Avellino, è una squadra che ha bisogno di produrre punti dentro l'area, di attaccare costantemente dentro l'area, e invece la leggerezza con cui hanno giocato per certi versi li ha fatto pensare che quella traccia, che quel canovaccio sarebbe stato vincente. Infatti hanno prodotto pochissimo, al contrario delle loro abitudini vicino a canestro, alla fine le loro percentuali si sono abbassate e il piano tattico, che probabilmente non era quello, è saltato per aria, è per questo che noi siamo stati in partita. Bene, dovremmo avere al telefono il nostro primo amico delle rubriche fisse con Francamente Franco Montorro. Franco, ci sei? Ciao, buona serata a tutti. Buonasera Franco, abbiamo Alessandro Ramagli in studio. Partiamo da Siena, l'avevi scritto un giorno prima, no? Nella tua rubrica Francamente, dici: non illudetevi, Siena spazzolerà Milano. Ora dirai: vabbè, no, non ci voleva molto, però scriverlo prima e scrivere che si spazzolava è già andare vicino alla verità. Ci annoieremo di nuovo fino a fine stagione? Per l'ennesimo anno, per lo scudetto, secondo te? Temo di sì. Innanzitutto saluto Alessandro, naturalmente gli faccio più che complimenti, gli auguri di buon lavoro, perché grazie. Ovviamente l'incarico, il compito è lungo, più lungo che difficile, mettiamolo così, e spargiamo un pochino di ottimismo. Sai, io quasi quasi speravo, immagino come tutti, che si risolvesse con una sconfitta di misura almeno, proprio per mantenere aperta ancora questa finestra di interesse per un campionato che invece rischia una volta di più di essere più interessante, più elettrico per quello che accade al centro e nella bassa classifica di quello che accade in alto. Siena aveva un po' illuso tutti partendo male, perdendo con Varese, ma direi che la dimostrazione di forza dell'altro giorno è incredibile, e devo dire che ha scritto bene Luca Chiavotti sulla Gazzetta dicendo che se Milano pensa soltanto alle sue assenze il discorso è finito, cioè se pensa soltanto al rammarico, all'impianto, deve pensare a lavorare invece forte, fortissimo,
E comunque io non mi accontento di una diarchia, cioè un duello Milano-Siena ancora non mi soddisfa. Io sono molto nostalgico dell'epoca in cui c'era Pesaro, c'era Bologna-Virtus, Bologna-Fortitudo, Roma, Treviso, cioè la stessa Varese, quando un campionato che iniziava era un campionato aperto al vertice di almeno 4-5 formazioni. Già che ci siamo e già che ce l'abbiamo qui, no? Per non parlare dietro alle persone, non ha fatto calcoli come ha scritto il suo concittadino livornese Limardi su Superbasket. Abbiamo qui Coach Ramagli, che è venuto, ha la squadra sotto organico di un paio di persone e ha accettato una panchina che forse insomma per molti altri scottava troppo. Cosa pensi tu dell'allenatore Alessandro Ramagli, Franco? Io penso che abbia fatto una gavetta importante e interessante a Biella, e che la gavetta magari manchi anche troppi suoi colleghi che improvvisamente si trovano buttati alla ribalta. Ho avuto esperienze anche negative da altre parti, però sono convinto che sia un allenatore di quelli che da queste cose, da queste esperienze negative, imparino assolutamente. Si è trovato in una condizione difficile, con la squadra certamente in grosse difficoltà. Come ho detto prima, come ripeto, credo che il suo lavoro sia più lungo che difficile, quindi questo è un augurio, ma anche la consapevolezza del fatto che c'è tanto da fare, ma c'è ancora molta possibilità per questa squadra di questa terca di migliorare, e lui sicuramente è un allenatore che ha le capacità anche per motivare i giocatori, la piazza poi anche soprattutto, perché sai, in campo vanno i giocatori, ma anche se sono in massima parte stranieri capiscono benissimo quello che c'è intorno come umore delle folle della piazza, e quindi credo che la serietà del suo lavoro in palestra soprattutto sia un'ottima garanzia per questa terra. Dacci un consiglio per il basketpiubello.it, che ci dobbiamo leggere? Beh, la cosa curiosa è, io l'ho intitolato una roba del tipo la Virtus è una pizza, perché Alfredo Cazzola e Claudio Sabatini se le stanno suonando di santa ragione per quello che riguarda l'acquisizione del Bologna Football Club, e ieri durante Alfredo Cazzola, durante una trasmissione televisiva, ha fatto un'analisi dei bilanci, e si possono fare anche delle cifre, forse sono interessanti, perché il valore della Virtus in sé per sé, cioè diciamo il bilancio dell'ultimo esercizio della Virtus è di 5 milioni e 600 mila euro a fronte di una perdita netta di 700 mila euro, e con un capitale stimabile poi soprattutto nel favoloso impianto dell'Arcoveggio, quindi non c'entra la Photoshop Station, non c'entra l'impianto, di 1,5 milioni. Il commento acido di Alfredo Cazzola è stato: 1,5 milioni di valore, 700 mila euro di rimessa, è un bilancio da pizzeria. Grazie come al solito della schiettezza delle tue pillole. A martedì prossimo, un abbraccio Franco, grazie. Grazie, un caro saluto anche Alessandro, ciao, buona serata a tutti. Ciao direttore. Buonasera, grazie. Andiamo in Serie A a fare il quadro, ci pensa la nostra Federica Pinciotti. Questi risultati dell'ottava giornata: con un libero di Boscagin il Teramo vince ad Avellino 88-89 e guadagna i primi due punti in classifica. Cantù Sassari 98-77, Bologna Treviso 69-79, Brindisi Montegranaro 77-75, Roma Varese 89-92. Il big match tra Siena e Milano finisce a favore dei senesi, che vincono per 99-67. Per Siena è la 20ª vittoria consecutiva a discapito dei Meneghini. E poi abbiamo Pesaro Biella 77-58, Cremona Caserta 72-63. In classifica Siena da sola a quota 14 davanti a Milano e Varese a quota 12. Poi Cremona, Cantù e Pesaro a 10. Treviso, Montegranaro, Bologna, Biella e Sassari a 8. Avellino a 6, Caserta, Roma e Brindisi a 4 e Teramo a 2 punti. Per quanto riguarda la classifica marcatori, sale al comando James White con 20.1 di media, mentre poi il miglior rimbalzista della Lega 1 è Sharon Ford, il pivot di Montegranaro, a 10.9 di media, e infine la miglior valutazione appartiene alla Vrinovic del Siena con 22.1. Grazie Federica. Alessandro, solo 3 giorni fa Teramo era per molti già spacciata, si vedeva tutto nero. Vinci ad Avellino, guardi la classifica e vedi che c'è un terzetto a 4 e che domenica sera, qualora qualcosa come tutti i tifosi del Teramo dovesse andare come appunto i tifosi si augurano, potresti ritrovarti già fuori da quelle terribili ultime e penultimo posto. È schizofrenia che ci porta a trarre bilanci troppo affrettati, o tu come la vedi? Insomma, mi sembra che già questa vittoria abbia cambiato molto in classifica, anche guardando a quello che fanno le altre. Sì, io penso che fa parte dello sport tranciare giudizi ogni domenica, anzi ogni lunedì mattina davanti al giornale
e magari davanti al cappuccino. La verità è che i campionati sono molto lunghi, ci vuole l'equilibrio per valutare i momenti, ci vuole l'equilibrio per capire che c'è tempo per recuperare. Sarebbe stato paradossalmente lo stesso anche se avessimo perso ad Avellino, perché la prestazione della squadra aveva aperto le porte a un diverso ottimismo rispetto a quello che c'era. Chiaramente una vittoria aiuta di più. Io mi sono trovato tante volte in quella condizione, a Biella, a Livorno quando ho preso la squadra, avevamo 4 punti di ritardo dalla penultima e sembravamo spacciati, è l'anno che Roseto vinse il campionato, se ti ricordi. Ci siamo conosciuti lì. Esattamente, e invece non è mai finita, credo che non farà eccezione neanche quest'anno, e magari qualcuna delle squadre che oggi ha 4 sarà destinata a un campionato diverso e qualcuna di quelle che ha 8 invece dovrà soffrire fino alla fine. Quell'anno lì avevi il mio idolo assoluto, perché uno si chiama Alvaro Tor. Era, l'idolo assoluto era il livornese Alvaro Tor, che ovviamente era spagnolo, se non ricordo, era spagnolo, se non ricordo male. Marco per il coach Ramagli. E che ci siamo persi subito di vista. Poi sì, Alvaro, sì, Alvaro Tor è andato via subito. Era figlio di Odino, ma non lo so. Ascolta coach, una domanda. Oggi Teramo decide di reintegrare Ahern. Domanda, è un reintegro momentaneo oppure provate a puntare su questo giocatore? E se sì, Rullo che fine fa? Allora, io sono molto onesto, vi dico la verità. Io sono arrivato a Teramo e in albergo con me c'era Joe Crawford, un giocatore che a me soprattutto piace molto, che credo sarebbe stato un'addizione importante per questa squadra. E l'hai solo potuto annusare? E in realtà siamo solo stati a cena 2-3 volte insieme, ma non ci siamo mai incrociati in palestra, perché non aveva la sua condizione fisica, non gli permetteva di giocare. Perlomeno questa è stata la nostra valutazione, non ci siamo presi il rischio di tesserare un giocatore, certo, sul quale avevamo delle perplessità dal punto di vista fisico. Però la tipologia di giocatore era quella giusta, quindi chi magari ha voluto malignare, arriva l'allenatore e va via il giocatore, no, andava più che bene come giocatore. In una sera abbiamo messo le mani su un giocatore secondo me di grande eleganza, anche di impatto, anche se è un ragazzo di 23 anni, che è Danny Green. E per una settimana siamo stati lì perché c'erano delle situazioni legate a, diciamo, al suo tesseramento, che ci hanno fatto veramente credere che potevamo portarlo a Teramo. C'è un contratto che lo dice, perché il ragazzo ha posto una firma in calce a quel contratto. Purtroppo la cosa non si è chiusa positivamente e adesso noi siamo di nuovo a scandagliare il mercato, perché abbiamo bisogno di un giocatore importante da inserire all'interno di questa squadra. In questo contesto, avendo un giocatore di grande a libro paga, di grande disponibilità, un ragazzo oltretutto amato dal gruppo, e non farlo venire ad allenarsi, secondo me sarebbe stato poco intelligente. Era uno spreco assoluto. Facciamo vedere qui, coach. È per questo che abbiamo già visto questo in Milano. Grazie Andrea Costantini che becca qualche cosa. È per questo che abbiamo deciso di far tornare Blake ad allenarsi con la squadra. Poi se giocherà con Roma, se non giocherà, quella sarà una valutazione esclusivamente mia, nel senso che in questi casi ci sono quelli che dicono no, ma poi la società, ma il dottore, no, decide il coach. Quindi se io penso che il giocatore possa essere utile alla squadra, lo farò giocare, altrimenti no. E in ogni modo Teramo rimane sul mercato alla ricerca di un giocatore non in quella posizione, ma in una posizione diversa, che io penso sia necessario per dare alla squadra l'aiuto di cui ha bisogno. Tu al telefono infatti un paio di settimane fa hai detto che cercavate un'ala, un 3. Esattamente, un'ala piccola, quindi non rinnego niente, vi ho fatto l'escurso storico in modo tale che sia chiaro a tutti il motivo per il quale c'è stato questo richiamo a Blake, ma secondo me non cambia niente. Sarebbe stato poco intelligente, secondo me, avendo bisogno. Oltretutto abbiamo Zorowski che viene da un piccolo problema muscolare, quindi anche stasera ha fatto un lavoro differenziato. Sarebbe stato poco intelligente allenarci in 5-6 quando potevamo farlo magari in 7-8. Una domanda breve, se lo Luca mi mangia. Rullo, un giocatore su cui Teramo punta perché gli ha anche fatto firmare un triennale, giocatore che è partito un po' in sordina, come l'hai visto in allenamento? Cosa pensi possa dare a questa squadra? Allora, io non ero qui, mi dicono che Roberto ha avuto un inizio di stagione travagliata dal punto di vista fisico, già di ritorno dalla nazionale, con mille problematiche. Sicuramente lui non è un brevilineo, un giocatore rapido che immediatamente ritorna in forma, ha bisogno dei tempi, ha bisogno di anche di confidenza, e chiaramente vedere la squadra che perdeva non ha certamente alzato il suo livello di confidenza. Secondo me Avellino lui ha giocato veramente una buona partita, molto attenta, un paio di sbavature che abbiamo visto insieme oggi, però
un giocatore che ha sicuramente aiutato la squadra in quello, di cui la squadra aveva bisogno in quel momento. Quindi io sono convinto che lui possa realmente aiutarci nel doppio ruolo, perché lui non è un playmaker tradizionale, è una combo, direbbero gli americani, sì, cioè un 2-1, sì, sì, un 1-2, mettiamola come vogliamo, però non credo che sia un giocatore, non credo che sia il giocatore che tutti hanno visto fino ad oggi, ma non per colpe precedenti, semplicemente perché probabilmente lui non era ancora a posto né fisicamente né magari a livello di confidenza e di abitudini a giocare all'interno di una squadra, in una squadra di Serie A, perché è un ragazzo del 90, sulla carta di identità ci sono scritti 20 anni e è un po' alla sua prima esperienza reale nel campionato di Serie A. A Treviso aveva avuto qualche spezzone, secondo me prima di tranciare un giudizio definitivo dobbiamo essere un po' più equilibrati, quello che si diceva prima, ecco, lasciamo i giudizi definitivi a quelli che li emettono il lunedì leggendo il giornale. Cesidio Di Masso cambia Teramo da 0-7, insomma questo cambio, la classifica dice che sta dando dei buoni risultati, questo reintegro, tu hai giocato e adesso ti occupi di una squadra e anche di ragazzi, quanto è importante, diceva Coach Nogli, quando comunque un giocatore messo fuori squadra non ha mai assunto un atteggiamento negativo, è amato dal gruppo, visto che lo devi pagare e in Serie A non sono stipendi da poche cifre, quanto è importante magari fare di necessità virtù in questo caso in cui il mercato magari è travagliato e offre poco? Bisognerebbe stare dentro le cose per sapere un po' meglio l'assunto, però sicuramente quello che dicevo prima, il discorso del gruppo per me è importantissimo, forse si è un po' perso in questi ultimi anni perché ci sono questi cambi continui di giocatori, però lui sicuramente sarà anche stato motivato dall'avere la possibilità di giocare e quindi di poter mettere in mostra le sue capacità. Bene, Andrea Grosso, un capitano di 23 anni, profeta in patria, nella tua città, nel tuo ambiente, quanto è importante anche per voi il gruppo, visto che insomma siete un buon mix, ma siete in tanti ad essere giovani, abbiamo avuto anche ospite Hernani che è reduce, se non sbaglio, dallo Shape, quindi da questo torneo con la nazionale militare, quanto per voi è importante anche questo concetto? Ma collegandomi al discorso di prima, penso sia fondamentale. Noi stiamo appunto cercando di ricreare una cosa del genere, come stava dicendo prima Cesidio. Abbiamo quasi tutti i ragazzi del posto, giovani, soltanto Diner è di fuori e il gruppo è molto forte perché è radicato nella regione, diciamo. E questa penso che sia una delle nostre forze e dobbiamo tenerlo sempre come punto di forza. Bene, andiamo a vedere il punto della Serie A di Marco Rapone, è attaccato al servizio, le interviste a coach Boniciolli dopo la sconfitta della deludente Roma ad opera della sempre invece più sorprendente Varese, coach Pianigiani e Bucchi dopo lo scontro al vertice finito chiaramente nelle mani di Siena, coach Perdichizzi e Pillestrini dopo la vittoria a Fil di Sirena di Brindisi in casa su Montegranaro e dulcis in fundo l'amico Luca Dalmonte dopo la vittoria di Pesaro in casa contro Biella. Il punto è le interviste e poi tornate con noi a Time Out. È bello credere nei miracoli, ma non sempre accadono. Ne sanno qualcosa i tifosi di Milano e di Teramo. Infatti, mentre i lombardi sono usciti delusi per l'ampia sconfitta subita a Siena, gli abruzzesi hanno potuto finalmente gioire per la clamorosa quanto insperata vittoria in Irpinia contro Avellino. Siena contro Milano anzitutto, la gara che valeva la testa della classifica, una partita che ha visto primeggiare, come al solito, i biancoverdi di Pianigiani. Per le statistiche, Milano ha perso la 20ª gara consecutiva contro Siena, ma va detto, a scusante degli uomini di Bucchi, che le assenze di Maciulis, Pekerov e Petravicius si sono fatte sentire, e come, anche se queste non sono l'unica chiave direttura da usare. Milano adesso non deve abbattersi per la sconfitta, seppur umiliante nel punteggio. Recuperare gli assenti ed alzare il livello di intensità di gioco deve essere il loro obiettivo, per provare a ripresentarsi alla fine di stagione con il coltello tra i denti. Per quanto riguarda Siena, vanno fatti gli applausi a Pianigiani e Minucci, una squadra seminuova con tante scommesse, prima fra tutte quella di B-Mac al secolo Bome Caleb, ampiamente vinte dopo solo 8 turni di campionato. Abbiamo goduto nel rivedere l'attitudine al sacrificio, la distribuzione dei tiri, l'alta percentuale soprattutto da due di tutto il team biancoverde. Coach Simone Pianigiani ha fatto in pieno il suo dovere, a Minucci adesso la scelta se continuare ad aspettare Airstone o se cercare un'altra addizione valida per l'Eurolega. Ad occhio e croce per il campionato, già ci siamo.
Varese ha rullato Roma fuori casa grazie soprattutto alla crisi dei capitolini, una squadra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, un rompicapo assoluto. Come altrimenti commentare un team che nei primi due quarti è impresentabile nel gioco, con una difesa assolutamente contemplativa, e poi verso la fine della gara si ricorda come si fa, provando e quasi riuscendo in recuperi oramai impossibili. Una squadra che in campionato continua a perdere mentre in Eurolega è a un passo dalla qualificazione alle top 16. Situazione molto difficile, Bonicioli ha sempre meno tempo per trovare il bandolo della matassa. Bologna ha perso in casa contro Treviso, guidata dall'ex Bulleri, e la terza vendetta dell'ex che costa cara ai bolognesi, dopo quelle di Sherrod Ford e di Alex Righetti. Sarà meglio per il patron Sabatini evitare di cedere Blizzard, altrimenti se ne andranno altri punti in classifica. Sassari invece ha lasciato i due punti alla Pianella di Cantù, lapidario il commento dello sconsolato coach Meo Sacchetti a fine gara, imbarazzanti. In casa Cantù invece, grande prova di Marco Isvili, 22 punti con 4 su 5 da 3. Infine citiamo 4 italiani per 4 belle vittorie. Maresca decisivo per quella di Brindisi contro Montegranaro, Boscagin fondamentale con libero vincente a 4 secondi dalla fine per quella di Teramo ad Avellino, Hackett con il suo gioco spumeggiante condito da 7 assist per quella di Pesaro contro Biella, Dercole e la sua precisione chirurgica per quella di Cremona contro Caserta. 4 italiani importanti per 4 vittorie importanti, di quelle che danno morale, ma soprattutto punti pesanti per le rispettive classifiche. Come vi avevo detto, le nostre palle perse a inizio stagione, le palle perse in quest'ultimo periodo, quelle di oggi, il plus che abbiamo tra perse e recuperate, l'approccio alla partita, la distribuzione dei tiri, l'alta percentuale da due punti che volevamo per le caratteristiche nostre da quest'anno, costruendo insieme. E oggi devo dire il divario poteva essere anche decisamente più ampio, quindi sono molto contento. Noi abbiamo solamente bisogno di stare tanto in palestra cercando di recuperare tutto quello che è possibile recuperare in un momento in cui non siamo particolarmente brillanti, si è visto, e l'unica ricetta è lavorare per avere l'energia ovviamente che sia riuscita a mettere in campo oggi. A noi questo in questo momento manca un po', e quindi di conseguenza dobbiamo assolutamente cercare di ovviamente lavorare, ritrovare una continuità nell'intensità che in questo momento facciamo fatica ad avere per diverse situazioni. È una squadra che ha problemi di natura fisica? Secondo me no. È una squadra che nel primo quarto non aveva regole che nell'ultimo quarto le aveva? Secondo me no. Allora il mio compito è quello di cercare di tenere sempre l'interruttore acceso. I giocatori giocano contro l'allenatore? Non lo so. Nel senso che se i giocatori giocassero contro l'allenatore, dopo aver fatto 32 punti nel primo quarto, non ne farebbero 40, nel primo tempo non ne farebbero 40 dando tutto se stessi per cercare di recuperare. Io fino a che sono qua mi sforzo perché non vedessi nulla mai, direi bene, ho lavorato male. Ma siccome lo vedo a fasi alterne, allora mi chiedo, ho lavorato male o no? Se certe volte facciamo certe cose e certe altre le stesse cose non le facciamo. Un altro passo avanti, perché abbiamo giocato contro una squadra che in campo ha giocato con estrema tranquillità e in grande positività nel fare le cose, questa era la cosa più difficile da controbattere. L'abbiamo fatto perché abbiamo creduto in quello che facevamo, abbiamo creduto in quello che abbiamo preparato durante la settimana, giocando con grande cuore, con grande intensità in difesa, l'ultimo quarto in particolare, e quindi cogliendo questi due punti che sono molto importanti per la nostra classifica. Siamo rimasti sempre attaccati alla partita, avevamo preso un buon vantaggio, un piccolo vantaggio, non un grande vantaggio, nel terzo quarto. Però abbiamo scippato tutto in un paio di minuti scellerati che credo abbiano inciso molto sulla partita, perché Brindisi ha ripreso fiducia e ha visto che poteva vincere e noi non siamo più riusciti a costruirci la partita dopo, a costruirci un vantaggio. Grande merito dei giocatori per lo sforzo individuale, grande merito dei giocatori per la presenza sulle cose da fare, e per cui abbiamo costruito col ritmo partita e cercando di mettere qualche problema a metà campo a Biella, hanno avuto successo e quindi merito ai giocatori.
Bene, questa Serie A a controllo senese, almeno così sembra. Cominciamo un rapido giro d'orizzonte. La sorpresa Varese, la sorpresa Cremona. Alessandro Ramagli, come vedi queste due squadre che sono ad oggi le note più belle? Secondo me Cremona non è una sorpresa, nel senso che il modo in cui Cremona è stata costruita ha immagine e somiglianza, usando una frase fatta del suo allenatore, fa sì che non rappresenti una sorpresa. È una squadra molto solida, dall'anima slava. Io non, poi chiaramente fai fatica a contare i punti, ma non mi aspettavo una Cremona in difficoltà, anzi. Varese, probabilmente la qualità dei giocatori è alta e la capacità di Carlo di, così, di dargli serenità ha permesso, permette a questi giocatori di esprimere tutto il loro potenziale, e ogni tanto veramente lo esprimono in modo dirompente. La vittoria di con Siena, la vittoria a Treviso, la vittoria a Roma, cioè non si vincono partite del genere per caso. Però mentre Varese è più una sorpresa, secondo me Cremona non lo è. Andrea Grosso, segui la Serie A, ti piace un po'? Sì, sono abbastanza appassionato, purtroppo quest'anno sto seguendo un pochino di meno, vedo le partite del mezzogiorno. Una tua riflessione però su Roma, visto che se dobbiamo scegliere le sorprese positive scegliamo anche quelle negative. Per budget, per impegno economico, per giocatori, mi sembra finora il buco nell'acqua più clamoroso. Insomma, in tanti, come diceva Matteo Bonicioli, sono passati in Roma e finora però dobbiamo registrare che in tanti hanno fallito. Come vedi questa grande piazza, nonostante le robuste iniezioni di denaro di Patron Toti, insomma, ecco, è a 4 punti, quindi delusione sonora. Sì, come hai detto tu, una sorpresa negativa, purtroppo per una piazza così, perché penso che ci sia bisogno di piazze così importanti ad alti livelli nel basket nazionale. Il roster è di alto livello, secondo me. Ho visto la prima di campionato e pensavo che quest'anno Roma potesse veramente lottare per lo scudetto seriamente. Poi c'è stato qualche problema e adesso sono un po' in crisi. Purtroppo un avversario difficile in questo momento per Teramo. Io mi auguro che si riprenda, perché come ho detto prima è una piazza importante per il basket nazionale. Bene, da Roma a Milano un'altra piazza importante, una piazza dove gioca un giocatore, il più importante giocatore abruzzese attuale, premio Reverberi quest'anno. Il suo primo allenatore è stato proprio Cesidio Di Masso, così ci ha confermato Stefano Mancinelli, quindi abbiamo la versione autentica. Cesidio, non è stato un grosso impegno doverlo, diciamo, seguire, nel senso che io l'ho avviato al basket, non è che l'ho allenato, poi ci sono stati altri allenatori. Con me venivano in palestra a 5 anni con la palla in mano perché si allenava il fratello, e da lì diciamo che è venuto tutto un po' naturale, perché lui non aveva bisogno forse neanche di un allenatore che lo seguisse all'inizio. Lui è andato giovanissimo via alla Fortitudo Bologna, sì. E però non ha mai dimenticato, questo lo sottolineiamo ogni anno che ci parliamo, la sua abruzzesità. Vi rivedete ogni tanto? Lui, ma quando molto può, io so che prova, sì, a tornare alla sua chiesa. Fin quando gestivamo un impianto sportivo, lui veniva, mi chiedeva le chiavi, veniva ad allenarsi lì a tirare tutti i giorni. Però lo vedo molto raramente ultimamente. E il campionato della sua definitiva possibile consacrazione, qual è la tua chiave di lettura dell'atleta Stefano adesso? Credo di sì, lui quest'anno l'ho visto, soprattutto le partite di Coppa, molto determinato, molto impegnato, l'ho visto con un figlio veramente diverso dagli altri anni. Spero per lui che sia scattata finalmente la molla, che lo possa finalmente consacrare per le sue grossissime, grossissime capacità. Abbiamo un SMS, Marco? Sì, un SMS da consigli per gli acquisti per il coach di Teramo. Lo leggiamo. Kus Bogdanovic, Tyron Grant, ma italiano. Saluti Peppe, che ciao. È il general manager. Ciao Peppe. Procuratore. Allora, Bogdanovic, bisogna vedere chi, quale Bogdanovic, perché ce n'è uno che gioca anche a calcio. Ce ne sono diversi. Kus, sì o no? Sicuramente, considerando oltretutto che in quell'eventualità noi non dovremmo neanche prendere Tyron Grant da italiano, perché volendo ne potremmo anche scegliere la strada dei due comunitari, chiudendo il roster con quattro comunitari e due americani. Mm-hmm. Quindi in questo caso qua Tyron Grant diventerebbe una spesa in più. Va bene, allora andiamo proprio a vedere, perché è giusto lasciare anche spazio alle immagini, la vittoria di Teramo ad Avellino, e alla fine, visto che coach Ramagli ce l'abbiamo qui, sentiamo il commento del coach che ha perso di Frank Vitucci. Quindi
Teramo in trasferta ad Avellino, Frank Vitucci, poi la pubblicità e poi torniamo con tutte le altre categorie dalla Lega 2 alla C regionale. Una vera e propria impresa per la Banca Tercas-Teramo, che ad Avellino incamera i primi due punti stagionali al termine di una gara tirata al Cardiopalma. 88 pari ad 8 secondi dalla fine quando Trautmann sbaglia un semigancio. A rimbalzo il più lesto di tutti è Boscagin. Trautmann gli frana addosso. A riportare la peggio è l'arbitro Chiari, che finisce KO a bordo campo. Dalla lunetta Boscagin segna il primo libero, sbaglia il secondo. Diner recupera palla ma la butta via nella metà campo teramana. Così gli irpini hanno l'ultima chance a un secondo e mezzo dalla fine con Tocquendin, che da quasi metà campo va corto. Ed è una liberazione per Teramo, che torna finalmente a vedere la luce. 88 a 89 il finale. Ancora con il roster ristretto, stavolta Teramo ha giocato al massimo delle sue possibilità. Ramagli ha saputo ricostruire il morale dei suoi in settimana e il cuore e l'orgoglio che con Siena erano rimasti nel cassetto sono stati tirati fuori dai biancorossi. Trasformati tutti, a partire da quel Josh Davis, finora oggetto misterioso ed esploso con una performance da 23 punti, 9 su 13 dal campo, 13 rimbalzi e 28 di valutazione. Gran riscatto anche per Zorowski e Fletcher, 17 punti, 8 rimbalzi, 8 assist per il serbo, 18 punti per il centro. Bene anche Rullo, 5 punti e più 9 di plus minus in 11 minuti. È stata una partita giocata sempre sul filo dell'equilibrio. Avellino ha avuto il suo massimo vantaggio nel secondo quarto, più 8, 40-32, prontamente rintuzzato dalla Tercas, che è andata al riposo sotto di 1, 44-43, in un primo tempo dominato da un sontuoso Tocquendin, che ne firma 22 dei suoi totali 28. Ma Teramo c'è e nel terzo quarto prende il comando delle operazioni con un Davis perfetto dal campo da 9 punti, 7 di Zorowski. La Tercas inizia l'ultima frazione avanti di 4 e con l'inerzia della partita tanto da arrivare al più 7. La reazione della AIR non tarda ad arrivare, guidata da Valerio Spinelli, cui Vitucci affida la regia, stante la giornata no di Marcus Green. L'ex di turno arma la mano di Thomas e Dean e si guadagna tiri liberi. Finale punto a punto con l'esito già raccontato ed una Tercas stoica che la porta a casa nonostante le poche energie rimaste. 16 di Omar Thomas, 14 di Trautmann, tra i biancorossi e anche 14 di Diner e 12 di Boscagin. Teramo benissimo da 3, 11 su 18 e dominante a rimbalzo, 43 a 26, a compensare il deficit di palle perse, 18 a 9. Il campionato di Teramo riparte da Avellino. Questa è una straordinaria iniezione di fiducia per combattere una stagione nata sotto brutti auspici. Sicuramente abbiamo cominciato la partita accettando troppo il loro ritmo, che è quello di giocare a punteggio alto, di tirare molto da fuori, e questo ci ha messo in difficoltà nel primo quarto. Poi siamo andati un po' meglio, ma non abbastanza da riuscire a imporre personalità e gioco con continuità nella partita. Poi è chiaro che alla fine, quando si perde di un punto, sono i piccoli episodi che fanno pendere il risultato da una parte all'altra. Però sicuramente abbiamo combinato un guaio, nel senso che era una partita che in casa non dovevamo sbagliare. Oggi la squadra dimostra di essere, come dire, sempre abbastanza a buon punto, sempre abbastanza in partita, ma ci manca quel passetto fondamentale per imporre, non solo nei finali di partita, ma un po' di personalità in più nei momenti chiave, perché altrimenti aver perso 3 partite con 6 punti totale di scarto è chiaro che fa rosicare abbastanza. Ristorante Pizzeria Hercules a Roseto, per una serata all'insegna della buona tavola con pizze cotte nel forno a legna, primi piatti, carne, pesce cucinato secondo la migliore tradizione. Il luogo ideale per feste di compleanno, banchetti e ricorrenze e per seguire le partite della tua squadra del cuore. C'è un segreto per spendere meno sul gas. Si chiama Giulia Servizi Più, una società giovane e dinamica specializzata nella fornitura di gas metano ad uso civile ed industriale. Sono già oltre 10.000 i clienti nel solo comune di Giulianova, ma anche a Teramo iniziano ad apprezzare la convenienza e le qualità di Giulia Servizi Più. Gestione e vendita di gas metano, con agevolazioni che prevedono anche la rateizzazione di pagamenti. E allora, che state aspettando? Chiamateci per una consulenza gratuita ai numeri 085 800 76 51 e 085
335 800 1111, oppure venite a trovarci a Giulianova in corso Garibaldi 65. La Mediterranea Assicurazioni è una società che affianca aziende e privati con soluzioni innovative nel settore cauzioni e fideiussioni, garantendo elevata innovazione, professionalità e capacità. Produttività, servizio eccellente, efficienza nella distribuzione e competitività. Tutto questo è Mediterranea Assicurazioni SRL, via Nazionale 145, Roseto degli Abruzzi. Telefono 085 90 40 243. Bene, Peppe ha riscritto un SMS e ci ha specificato di quale Bogdanovic ha bisogno Teramo. Bojan, ala del Sibona, e Grant come 4-5 ma solo di riserva. Bene, coach Ramagli, questa ala del Sibona Zagabria che fa? Beh, direi che è buono, Peppe è di bocca buona, perché Bojan Bogdanovic è un giocatore di alto livello. Insinuandosi nelle difficoltà economiche del Cibona, credo che però è un giocatore da top livello europeo, quindi non credo che sia pane per i nostri denti. Però se Peppe vuole diventare main sponsor di Bogdanovic, complimenti a Peppe per la conoscenza, il coach lo prende. Per la conoscenza veramente molto molto approfondita, non è una roba da poco, insomma, è un giocatore non conosciutissimo ma già di alto livello. Marco, i 24 secondi per conoscere meglio coach Alessandro Ramagli dal punto di vista anche umano. Lui li avrebbe dovuti fare al boxor, ma sei rifiutato. No, era meglio parlare dell'incontro. Pronti? Com'è composta la tua famiglia? Moglie e due bambini. Il giorno più bello della tua vita? Due i giorni più belli, quando i miei figli sono nati. Due figli, capisco, ne ho due anch'io. Politica, destra o sinistra? Sinistra. Vino bianco o rosso? Dipende dalle zone geografiche in cui ci si trova. Qui sei capitato bene. Pizza, margherita o quattro stagioni? Quattro stagioni. Questo per Enrico dell'Hercules può già mettere da parte. Tirchio o spendaccione? Direi spendaccione. Adesso guardami bene, donne, bionde... Amore. Amore, ce l'abbiamo fatto. Bravo, bravo. Romantico o passionale? Un po'. Cinema, Robert De Niro o Lino Banfi? Adesso no, guarda la tua destra e no, rispondi. Robert De Niro. No! Anche se i cult movie di Lino Banfi sono, ecco, indimenticabili. Va bene, va bene. Oltre al basket, che sport segui? Calcio in modo passionale. Temo a chiederlo, che squadra tifi? Sono milanista ma abbastanza tranquillo. Tifosissimo del Livorno. Ecco, il tuo campione di basket? Beh, del passato Michael Jordan, secondo me è il numero uno. Mette d'accordo sempre tutti? Quasi sempre, sì. E invece l'allenatore che ricordi, che magari ti ha un po', diciamo così, influenzato? Beh, direi due. Uno, Luca Banchi, una persona con cui ho avuto sempre un rapporto importante quando, diciamo, nel momento della formazione, e Gianfranco Benvenuti, un po' il mio papà spirituale per certi versi, più tutti i miei assistenti che poi sono diventati anche capo allenatori importanti come Luca Becchi. Però ecco, Cacco Benvenuti è una persona che ha una parte importante, sta in una parte importante del mio cuore. Tu sei livornese, quindi il pregio non te lo chiedo, invece ti chiedo il tuo difetto. Sono poco livornese. Che può essere anche un pregio. Dipende. Una vittoria non meritata o una sconfitta ingiusta, cosa preferisci? Beh, una vittoria non meritata, non facciamo troppo filosofi, dai. Vabbè, allora facciamo i filosofi invece. Se non avessi fatto l'allenatore, l'avresti voluto fare? Beh, non lo so, onestamente non lo so. Sono arrivato a 3 esami dalla laurea in giurisprudenza, ma probabilmente non avrei mai fatto l'avvocato. Quindi allora hai coronato il sogno della tua vita, volevi fare l'allenatore, lo fai. Esattamente, non quello della mia famiglia, ma il mio sogno. Allora gli ripassa e noi andiamo invece in Lega 2 a guardare i risultati delle classifiche, fa il punto per noi Federica. Ma io sono pronto a intervenire. I risultati della 10ª giornata, Lodi Veroli 76-86, Rimini Imola 86-84, 10ª sconfitta. Vitta per San Severo, quindi San Severo Venezia 79-83, Ferrara Iesi 92-70, Barcellona Casale Monferrato 69-90, Udine Forlì 84-77, Verona Pistoia 60-65, Reggio Emilia Scafati 76-85.
Non cambia la vetta della classifica dopo la decima giornata e abbiamo Venezia e Udine a quota 18, a Casale Monferrato a quota 14, il Barcellona sempre penalizzato di un punto a quota 13, a quota 12 Scafati, Rimini e Pistoia, a 10 Iesi, Imola, Ferrara, Lodi, Veroli e Reggio Emilia a quota 8, Forlì 6, Verona 4 e San Severo 0. Bene, grazie Federica, abbiamo al telefono il nostro amico Super Mario. Mario Boni, buonasera. Ciao Luca, ciao a tutti, buonasera. Ciao, allora buongiorno. Mario, abbiamo qui pronto per ricevere i tuoi complimenti, coach Alessandro Ramagli, vittorioso nonostante squadra rabberciata in quel di Avellino. È tutto tuo? Sì. No, io sono contento, ho mandato un messaggio subito dopo al presidente Antonetti e quindi ho fatto anche a Sky, ho sottolineato la mia fede biancorossa, anche perché avendo meritato 2 anni a Teramo, con grande piacere ho ricevuto la notizia della vittoria di un punto, insomma, no? Quindi grande prova di carattere, complimenti a Ramagli e sono contento. Invece per un Teramo che vince Avellino, la Milano da bere ma se l'è bevuta Siena, sei stato duro anche su Facebook, su Proli e su altri, cioè questa Milano che quando conta poi non c'è mai, com'è? Beh, a parte fare complimenti a Pianigiani che ho avuto il collegamento con Sky Sport 24, la telefonica, la differenza proprio nel livello di allenatore, devo dire meglio Pianigiani di Bucchi, perché ho visto alcune situazioni che testimoniano il lavoro e la capacità di questo allenatore. Quello che non mi è piaciuto di Prodi è che mi ha lasciato un po' basito quando i giocatori pensano forse alla partita di Eurolega col Fenerbahce, ecco quello. Mi ha un po' stupito, se non sei carico quando gioca contro i primi classifica contro Siena, vorrei sapere quando lo devi essere. Bene, Marione, la tua Ken Foster Monza, cioè questo nome fantastico, no? Da Super Mario e Ken Foster è fantastico. Continui a fare, insomma, il tuo, sei rientrato, ecco. La tua 22esima carriera procede bene, insomma, hai ricominciato a far canestro, a prendere rimbalzi, anche questa volta sei andato liscio, diciamo. Quindi verso la nostra solita promessa di vederti in campo fino ai 50 tiene al momento. Sì, guarda, cerco di tenere botta. Adesso molto probabilmente i miei impegni con Piacenza a livello dirigenziale aumenteranno, perché la società mi ha chiesto un impegno a livello tecnico più importante, però sai, io quando prendo l'impegno di giocare, quando io scendo in campo è sempre la gioia più grande, al di là di tutti gli impegni che io ho. Fulmini e saette in Brianza, grazie Mario, ci sentiamo martedì prossimo, un grande abbraccio. A voi, grazie a tutti. Ciao Mario. Ciao Marione. Allora siamo di fretta, andiamo in Serie A dilettanti, anche qui per fare il punto, abbiamo anche qui degli amici di cui sottolineare le lodi, di cui tessere le lodi. Federica Pinciotti. Cominciamo con il girone A, nell'undicesima giornata, Trieste San Mauro, dopo due tempi supplementari, 95-93 per Trieste, Trento Megna 70-63, Treviglio Brescia 73-67, Piacenza arriva del Garda 81-66, Osimo Recanati 65-77, Scivolone di Perugia Senigallia per 61-53, Ozzano Pavia 75-66, Castelletto Siena 82-85. Trento è la nuova capolista del girone A con 18 punti, un terzetto al secondo posto, Piacenza, Brescia e Perugia a quota 16, San Mauro e Treviglio a quota 14, Trieste, Senigallia e Omegna a quota 12, Siena e Pavia a 10, Ozzano a 8, Castelletto a 6, Recanati, Riva del Garda e Osimo a quota 4. Nessuna novità nella classifica marcatori, dove il primo è sempre Reati del Treviglio con 18.7. Passiamo ora al girone B della dilettanti, Sant'Antimo Potenza 73-70, Ostuni Bisceglie 71-69, Massafra Patti 85-72, Trapani Ferentino 71-80. Dopo un tempo supplementare Ruvo di Puglia batte Latina per 90-83, Molfetta Agrigento 108-84, Rieti Matera 73-69, Anagni Palestrina 69-50. In classifica Ruvo è sempre in vetta con 18 punti. Al secondo posto troviamo Ostuni a quota 16, Bisceglie, Ferentino e Trapani a quota 14, Anagni, Matera e Latina a 12, Rieti, Molfetta e Sant'Antimo a 10, Potenza, Patti e Massafra a 8, Palestrina e Agrigento a quota 4. Anche nel girone B è sempre Rugolo il capocannoniere con 18.1 di media. Bene, grazie Federica, abbiamo al telefono il nostro all around Enrico Schiavini. Enrico, buonasera.
Allora Enrico, partiamo velocissimamente dalla Lega 2, è impazzito, ovviamente lo dico con tutto l'affetto perché abbiamo conosciuto Stefano a Roseto, è impazzito Borsato che ha fatto l'americano nell'ultimo turno, dovremmo anche avere, perché Andrea Costantini ha un archivio smisurato, qualche suo canestro, qualche sua azione a Roseto se non erro in sovrimpressione, comunque vada, è impazzito Borsato, sottolineo che Borsato è anche una marca di panettoni, il periodo è quello giusto. Sì, impazzito secondo me è l'espressione giusta, impazziti anche tutti gli spettatori della partita a cui ti riferisci, Ferrara Iesi, al Palazzedes, dove mi riferisci chi era la partita, una persona con cui ho parlato che era la partita di questo finale quasi surreale in cui tutti in piedi ad applaudire e a scandire tutti assieme Borsato. È un po' increduli, sono quella sensazione di incredulità davanti a una prestazione davvero, davvero incredibile di un ragazzo che aveva segnato, se non sbaglio, 24 punti nella sua intera carriera professionistica, se non sbaglio, fatta di tanti piccoli spezzoni di partita, e ne ha fatti 26 in una volta sola, approfittando chiaramente di una occasione più unica che rara, mancava un americano, certo, però lanciato in quintetto da Alberto Martellotti, altro ex rosetano che salutiamo, un altro che voi conoscete bene, e meglio non si poteva raccogliere questa occasione. Ha fatto 26 punti sbagliando un tiro, se non sbaglio, 4 su 4 da 2, 4 su 5 da 3, 6 su 6 ai liberi. Devo dirti, Enrico, voilà, che hanno portato un nuovo americano della devo dirti e devo dare atto a Domenico Mimmo Sorgentone che lo portò a Roseto l'anno della Lega 2 sfortunata, soprattutto devo dire per motivi economici, che lui credeva molto in questo giocatore, anche a Roseto quando poi ci fu il problema finanziario per cui lui ebbe più minuti, ragazzo che fece vedere delle buone cose, quindi giusto dargli la copertina del tuo intervento, e se ci sta seguendo sia lui sia il Martello un grande abbraccio cumulativo a questi due amici nostri del basket abruzzese. Invece scendendo in cadetteria, la mano del Santone della cadetteria Franco Gramenzi inizia a farsi sentire, Enrico. Sì, 3 vittorie su 4 a Ferentino, soprattutto significativa quest'ultima, la prima veramente, veramente importante, in un campo molto molto difficile come Trapani. Tra l'altro significativa anche per altri motivi, perché i soliti veterani, gente come Carrizzo, anche Alessandri, insomma gente che a Ferentino è stata presa per fare bene, è presa insomma a suon di migliaia di euro, però anche giocatore piuttosto poco atteso, ad esempio Antonio Iannuzzi, che è un 19enne lungo. Ramagli fa il segno dell'ok, quindi Alessandro ti dà ragione, che è qui con noi, Alessandro Ramagli. Esatto, e questo ragazzo buttato dentro fa, se non sbaglio, 15 punti in 10 minuti e fa vincere la partita di Trapani a Franco Gramenzi, che tante volte si sente dire è l'allenatore dei veterani, no? Quello che vince perché ha le squadre fatte con i giocatori importanti, scegliendo il meglio. A volte è stato così, ma insomma questo mi sembra invece l'occasione in cui dimostra che invece anche il nostro e vostro Franchino sa anche andare a cercare il talento e sa come farlo fruttare. Bene, caro Enrico, grazie. Noi ovviamente ti invitiamo quando puoi anche a fare un salto in Abruzzo. Sappiamo che da Bologna non sei di passaggio, ma dovesse capitarti, vieni in studio una sera, una tantum, ci fa davvero piacere. Sarebbe un grande piacere. Grazie Enrico. Ci vediamo presto. A martedì prossimo. Ciao. Allora, detto di Gramenzi, diciamo di coach Binetti, perché insomma il nostro mitico Omeri ogni settimana lo abbraccio, il simpatico dei simpatici, Ceglie ormai non conosce ostacoli, 4 su 4, e chissà, adesso Ceglie da spacciata la retrocessione con gli innesti di De Bellis e Fagiano, parliamo della Serie B dilettante girone D, chissà che adesso coach Binetti nella sua Ceglie, lui che è brindisino, non riesca a fare addirittura i playoff. Complimenti davvero a coach Binetti. Marco? No, mi veniva in mente che di Borsato c'era un piccolo sms da fare. Lui è fan di Batman, sì. C'ha diversi tatuaggi di Batman, ma la cosa più bella è che ce l'aveva tatuato come adesivo anche sul volante della macchina. Sì, mi ricordo quando venne ospite, quindi davvero complimenti a Stefano e in bocca al lupo. Se Federica è pronta, andiamo invece in Serie B dilettanti girone C a vedere cosa hanno fatto le abruzzesi Chieti e Torre. Giornata positiva per le abruzzesi. Sì, giornata positiva per le due abruzzesi. Cominciamo con la vittoria del Chieti sul Pozzuoli
Pozzuoli per 93-63, Torre dei Passeri Umbertide 75-59, Giuliano Cagliari 85-61, Civitanova Tiber Roma 80-62, Sassari Gualdo Tadino 82-68, Fabriano Scauri 74-70, Stella Azzurra Roma Napoli 82-95, Fossombrone Montegranaro 67-77. In classifica Chieti approfitta della sconfitta di Scauri e torna solo al comando a quota 20. Scauri e Napoli al secondo posto a quota 18. Fabriano, Montegranaro e Gualdo Tadino a 14. Stella Azzurra Roma, Fossombrone e Torre dei Passeri a 12, Civitanova e Giuliano a 10, Sassari a quota 8, Umbertide e Cagliari a quota 6, Pozzuoli a quota 2 e il fanalino di coda della Bidilettanti in Girone G, la Tiber Roma ancora a 0 punti. Grazie Federica. Cesidio Di Masso, due abruzzesi, entrambe in serie positiva, Torre ha messo due vittorie in fila, c'è un coach teatino, insomma con te andiamo sul sicuro chiedendoti un parere. Cosa può fare Torre? Partiamo da quella meno forte sulla carta, che però tutti dicono è un quintetto assolutamente da playoff. Qual è il tuo giudizio? Ma non sto seguendo molto per concomitanza di impegni questo campionato. Mi fa piacere che la squadra di Torre dei Passeri guidata da Giorgio Salvemini, che è stato anche un nostro allenatore nelle nostre categorie sia giovanile che prima squadra, stia facendo bene, e sono altrettanto contento che la BLS Chieti stia portando su il suo campionato in maniera egregia, sperando che possa essere così anche la classifica finale. Hanno un guru della categoria, l'amico Domenico Sorgentone, che l'ha vinta a Ribera, l'ha vinta Adri, l'ha vinta a Roseto questa categoria. Sono tornati a giocare al Pala Santa Filomena, no? Ambiente molto più piccolo del Pala Tricalle. Un bene o un male? Credo sia un bene, a giudicare dal calore. Sì, sia un bene. Ci siamo trasferiti noi al Pala Tricalle. Comunque è un bene sicuramente, perché il pubblico è più vicino, dovrebbe essere più caloroso. E ripeto, spero che le cose continuino di questo passo. Federica, vogliamo andare in Serie C, Girone G, così poi facciamo due chiacchiere con Andrea Grosso? Sì, prendo i risultati perché ancora non imparo a memoria. C Dilettanti, Girone G, decima sarebbe giornata. Sarebbe chiedere troppo. Trinitapoli, Torre del Greco 77-71, Vasto Lucera 80-73, Sulmona Venafro 64-76, Trani Giulianova 85-73, Mola Airola 64-61, Pescara Termoli 85-81, Monteroni Roseto 81-77. In classifica la capolista è Termoli a quota 16, Airola e Mola a quota 14, a quota 12 Pescara e Lucera, Monteroni, Venafro e Trinitapoli a quota 10, Torre del Greco, Roseto e Trani a quota 8, Giulianova e Vasto a 6, ultima in classifica il Sulmona a quota 2. Brutte, bruttissime notizie per 4 abruzzesi su 5, le avete lette, sono praticamente ultima, penultima, terzultima e quartultima, insomma molto molto male. Roseto male, alla terza sconfitta consecutiva, la cura Ernesto Francani in panchina ha fatto bene per due gare, poi Roseto è entrato in questo tunnel, Roseto che perde sempre negli ultimi due giri di lancette, anche questo è un male, Roseto che non riesce mai a giocare insieme, perché se gioca bene Maggioni non gioca bene Lia, insomma se gioca bene Fucek non gioca bene il 4, insomma un po' nel tunnel del risultato negativo che viene proprio negli ultimi giri di orologio. Roseto non è il campionato che volevano fare, non si era proprio parlato di vincere il campionato, ma almeno di una tranquilla conquista dei playoff. Ad oggi la squadra sta assolutamente deludendo, un peccato perché 700-800 paganti per la C è un risultato che una piazza dal cuore pulsante come Roseto offre, e la squadra adesso dovrebbe davvero mettersi in testa di giocare, perché sulla carta almeno come quintetto non dovrebbe temere nulla. Invece lodi a Pescara che è qui, che ha battuto la capolista dopo overtime come Termoli, è una squadra attrezzatissima. Andrea, invece come li avete piegati? Con quali armi? Ma una squadra attrezzata molto bene, come hai detto tu. Siamo stati bravi, abbiamo messo una buona intensità durante tutta la partita, che è, diciamo, dovrebbe essere il nostro punto di forza. E abbiamo fatto quasi tutti il giusto contributo, anche i ragazzi che entrano alla panchina ci hanno la giusta intensità, è stata una vittoria molto bella e importante. Tu sei giovane, 87, ma non è meno giovane Scavongelli, che credo ne abbia messi 22, quindi sì. Insomma è un elogio a come si fa, magari come si può fare basket a quelle latitudini. Se giochi in C Dilettanti puoi avere una squadra di 20-23 anni e fare bene. Sì, di giovani del posto e fare bene possibilmente. Scavongelli ha fatto un'ottima partita, siamo contenti per lui,
credo che la nostra forza sia il gruppo, come ho detto prima, e dobbiamo continuare a lavorare in questo senso. Chi ti fa più paura, visto che siete comunque in zona playoff, siete fra le accreditate dell'estate per almeno i playoff? Insomma, si parlava di un poker, Termoli, Airola, Pescara, Roseto, la classifica dice altro, adesso però voi ci siete, siete lì in alto. Chi ti fa più paura fra le avversarie, avendole affrontate? Ma il campionato rispetto all'anno scorso è un pochino più livellato verso il basso come tasso tecnico. E Termoli è un'ottima squadra, Airola è un'ottima squadra, Mola ci ha sconfitti in casa, è una buona squadra. Secondo me Roseto si riprenderà perché ha degli ottimi giocatori. Noi cerchiamo di fare il nostro, lavoriamo e cerchiamo di fare il meglio possibile. Flessione, voi un momento di flessione, invece poi sono venute 4, se non sbaglio, vittorie consecutive, siete in serie pokerissimo, immagino ci sia anche l'ambiente galvanizzato a questo punto. Sì, abbiamo avuto un momento di difficoltà che credo che durante la stagione si verifichi quasi sempre. E ne siamo usciti bene, abbiamo trovato penso giusti equilibri, dobbiamo continuare su questa strada, intensità, difesa e correre, e se continuiamo su questa strada secondo me possiamo toglierci buone soddisfazioni. Bene, per conoscere un po' meglio Andrea Grosso abbiamo i 24 secondi che Federica ti porrà. Lo faccio io. Prego, molto veloci, il ritmo mi raccomando. Sì, subito, segno zodiacale. Pesci. Come è composta la tua famiglia? Mamma, papà e due fratelli. Carattere, burbero o gioviale? Entrambi. Tirchio o spendaccione? Spendaccione, a volte tirchio, il giusto. Romantico o passionale? Romantico. Donne bionde o more? Castane, more. Vacanza, mare o montagna? Mare. La sera in discoteca o film a casa? Film a casa. Lascio perdere Totti o Del Piero, perché direi che la risposta sarebbe grosso. È grosso, diciamo grosso, ce lo possiamo permettere. Una delle diciamo poche Totti però in questo caso, dai, capitano. Il film preferito? Film preferito, il collezionista di ossa. Oltre al basket e al calcio, che sport segue Andrea Grosso? Come hai detto tu, il calcio, però mi piacciono un po' tutti gli sport, tennis, pallavolo, quasi tutto. Il tuo campione nel basket? Adesso Kobe Bryant, diciamo che... In Serie A tifi per? Teramo, per la regione, come ho detto prima, Teramo, dai. La tua città preferita? Roma. Se Andrea Grosso non avesse giocato a basket? Non ne ho idea. È così giovane, ancora tutto il tempo. Bene, grazie Federica, grazie Andrea. È il momento della FIP, della nostra partnership con la FIP, quindi direi, chiederei alla regia di far partire lo stacchetto. Bene, tutti i risultati su abruzzobasketball.it, detto della stella al merito sportivo per il nostro Francesco Girolamo. Complimenti presidente, Francesco ci ha inviato, non si è subito cullato sugli allori o sulla stella, ci ha inviato la cartolina per la ASD Chieti del presidente Cesidio Di Masso. Federica, la legge. Questa volta anche in anticipo, quindi complimentissimi. La città di Chieti è da sempre una realtà importante del basket abruzzese, sia con la presenza nei campionati di vertice, sia con il pullulare di giocatori nelle varie divisioni nazionali. Lo specchio di questo è rappresentato anche dal Chieti Basket, società che propone il prodotto basket in tutte le salse, dal sociale al prettamente sportivo. La capacità organizzativa e la conoscenza della materia del presidente Di Masso portano a sempre risultati interessanti nel corso degli anni. Senza dimenticare la figura di un vero dirigente, Alessandro Giuliani, che il destino ha voluto prematuramente sottrarci. Tutto lo staff lavora per obiettivi di crescita dello sport. Da qui, oltre al nazionale Mancinelli, sono usciti diversi che possono parlare di basket e la lista è ancora aperta. Bene, grazie a Francesco, grazie a Federica. Cesidio, innanzitutto, da quanti anni abbiamo festeggiato proprio la puntata scorsa il professor Renato Porretti, 80 anni all'anagrafe e 60 anni di basket. Da quanti anni questa passione prende la tua vita, visto che sei uomo di basket a tutto tondo, avendo percorso la trafila giocatore, poi allenatore e poi anche dirigente? Beh, ho iniziato a 14 anni nelle giovanili dell'allora Birra Moretti, poi sono entrato in prima squadra con la Chieti Basket a 19 anni, ho smesso a 32 e poi ho intrapreso questa attività di allenatore, istruttore, presidente e tutto quanto. Quindi sono 20 anni che facciamo questa cosa. Hai detto rinuncio alla pizza e ce ne dispiace perché domani ho 5 ore di progetto scuola. Però dopo le feste. Hai sbagliato. Dopo domani, già sta dopo domani. Se vuoi la pizza vale, ma parlaci di questo impegno a tutto tondo anche verticalizzato sulla scuola e sui giovani. Sì, noi
non so se siamo stati forse i primi o comunque una società, una delle prime società a fare i progetti scuola nelle scuole, entrando durante le ore curriculari a promuovere l'attività cestistica. E questo ci ha dato buoni risultati perché il reclutamento è stato molto positivo e si sa che dal reclutamento, dalla base, si possono insomma avere dei risultati anche agonistici buoni. Abbiamo tantissimi giocatori, abbiamo parlato di Stefano che è il top, però abbiamo tantissimi giocatori usciti nelle diverse categorie, B2, C1, C regionale, abbiamo istruttori mini basket, allenatori, sono usciti dalla nostra società, arbitri, tutto quello che può essere utile. Il basket al... l'avete fatto. Per quanto riguarda la vostra invece prima squadra, diciamo così, è Serie C regionale. Sì, quest'anno siamo in C regionale, abbiamo fatto un accordo con il Village San Buscito di Angelo Coccia, praticamente abbiamo 5, tra virgolette, fuori quote, abbiamo tutta l'Under 19 che fa il campionato di Serie C. Si stanno comportando bene, stanno perdendo le partite che devono perdere, nel senso che gli ultimi minuti poi non riusciamo a gestire come si deve la cosa, però siamo abbastanza soddisfatti di quello che stiamo facendo. Per quanto riguarda la difficoltà, voi avete comunque una squadra ad una categoria maggiore, quindi la pallacanestro Teate. Sì. Difficoltà, intendo dire quanto è importante avere qualche sponsor vicino, c'è molto volontariato, suppongo, anche certo, per portare avanti certo. Queste cose. Questo è toccato un tasto dolente, purtroppo. Circondarsi di, cioè gli sponsor sono sempre meno. Per fortuna abbiamo delle persone che mi circondano, che circondano questa associazione, che sono molto disponibili e ci aiutano a portare avanti tutto il lavoro che abbiamo di circa 300 tesserati, con anche toccando anche i paesini limitrofi tipo Torrevecchia, Teatina, Bucchianico. Stiamo cercando di fare un lavoro anche capillare in questi paesini per cercare di portare più gente possibile a fare questo sport. Non voglio intristirti, ma insomma Ciglio Asciutto, l'ho citato anche il Presidente, io me lo ricordo proprio una sera in pizzeria presentato dall'amico Dante Falasca, Giuliani, dirigente, voi lo ricordate anche ogni anno con una giornata e quindi questo mi sembra molto, molto bello per quello che questo ragazzo, di cui nessuno mi ha detto mezza parola sbagliata, era un catalizzatore, una persona positiva. Vuoi spendere un tuo pensiero per ricordare un uomo di basket mi davvero? Mi metti in grossa difficoltà perché c'è poco da dire, purtroppo la vita è stata molto crudele con lui, è sempre facile dire. C'è il vostro impegno le migliori, però, sì, noi facciamo un torneo vostro. Ogni anno per ricordarlo, un memorial dedicato a un torneo giovanile, e per quello che può servire cerchiamo sempre di tenere vivo il ricordo. Tra l'altro abbiamo due striscioni che mettiamo sempre nelle nostre partite e niente. Basta così. Serie C regionale, quali sono le squadre secondo te candidate l'anno scorso? Roseto con Porzingis e Angeli, insomma, non a caso Porzingis sta facendo bene in Lega 2, avevano cannibalizzato un po' la categoria. Quali sono secondo te, posto che forse un po' il livello si è abbassato, le squadre favorite? Credo che sia abbassato moltissimo. La squadra che mi ha impressionato di più vedendola giocare contro la nostra è stata l'Atri, che ci ha proprio asfaltato, mentre le altre squadre bene o male ce le siamo giocate con tutte. Vorrei fare i complimenti, colgo l'occasione per fare i complimenti alla Fortitudo Teramo, che è la squadra di ragazzi dell'Under 19, certo, di Teramo, che abbiamo incontrato fra l'altro ieri nel campionato Under 19, che sta crescendo moltissimo. C'è di mezzo complimenti Titti Stama e Pino Di Paolo, che è un chietino che giocava con noi che le giovanili, adesso sta facendo complimenti molto bene ad entrambi, ovviamente. Sì, sì, molti complimenti, perché ho visto una squadra che sta crescendo molto. E penso che loro sono la squadra che mi ha impressionato di più dopo l'Atri, che ripeto, in quella giornata ci ha proprio fatto neri. Abbiamo SMS, Marco, due SMS. Un paio. Il primo, diamo un messaggio noi questa volta a Peppe, che l'SMS poi glielo diamo fuori onda, perché se gli leggo questo nome a Coach Ramagli mi tira qualcosa, quindi poi glielo dico. Mentre invece c'è questo qui, che deve essere qualche insider della tua squadra, perché dice: si può chiedere a Coach Ramagli cos'è il Fava Offense, firmato Bosca, Polo e Martelli. Al secolo. C'è stata una riunione oggi video dove abbiamo espresso concetti di gioco che erano indipendenti dal sistema di gioco utilizzato, e allora
diciamo che io mi sono lasciato un attimo andare. Un francesismo. Un francesismo. Beh, non è male il foul offense. Allora Alessandro, ci siamo conosciuti nel 2000, Livorno, poi Biella, sbaglio, eri poi nella Biella Tritatutto, assistente di Crespi, con, a un tiro da buttare fuori con la formula che la prima della due va a fare la Virtus. Le Faialet, la Virtus, bei ricordi? A un tiro libero in realtà. Quella era davvero una Biella Tritatutto, se ben ricordo. Sì, anche inaspettatamente oltretutto, perché era una squadra costruita con l'ambizione di fare bene ma non di vincere in quel modo lì il campionato, invece veramente fu una cavalcata trionfale dall'inizio alla fine. Ti devo portare i saluti, perché me l'ha scritto oggi, sapendo che venivi in trasmissione, Giorgio Pomponi. Grande, perché nel 2000, ripeto, quando tu venisti, eri subentrato, credo, a Michelini. Esatto. E quindi il terzo assistente Becchi divenne il tuo secondo assistente. Ma in realtà lui era a Pontedera e io gli chiesi di venire da me, perché però mi ricordo particolarmente. C'era questa coppia, sì. Venite, chiudete, sì, era un basket del secolo scorso, qua si giocava ancora a due tempi, chiudete in vantaggio il primo tempo, sì, non vorrei, sì, sbagliarmi, la perdete. È un furto alla fine. Vieni in sala stampa e dici: non tolgo l'audio sulle vostre telecronache. Non eravamo tolgo così. Tolgo l'audio da tutte le telecronache tranne le vostre. Nonostante i famosi mamma mia pomponiani, ricordiamo. Mi ricordo un episodio clamoroso di quella partita, che io e Luca andammo a prendere il caffè fuori dal palazzetto e non volevano farci rientrare, pensando chi che siete voi? Voi chi siete? Siamo gli allenatori, insomma, alla fine. E invece poi un altro bel ricordo, ripeto, ricordo la tua disponibilità e davvero ne sono fiero, perché ai tempi di Sottocanestro con Giorgio e con Lorenzo, insomma, rinunciasti alla cena con Biella per essere nostro ospite, perché dicesti sempre: il basket poi va vissuto così, no? Sì. Finché si può con gioia. Non era nemmeno un bel momento. Questa tua livornista. Poi mi piace pensare che quel cattivissimo momento alla fine, all'ultimo secondo, è andata bene. Quindi... Ma sai che il ritiro in Abruzzo fu decisivo, eh? Ma sì, veramente, eh sì. Il ritiro in Abruzzo fu decisivo. Perché praticamente... Perché noi giocavamo a Iesi e a Roseto, e infrasettimanale a Roseto, e quindi ci quartieraste a Giulianova. Ci fermammo a Giulianova a fare un mini ritiro, perché non aveva senso tornare a Biella. E alla fine lì mettemmo insieme i pezzi per vincere quelle due partite con Milano e Cantù che ci dettero la salvezza. Guardiamo un po' al futuro, Alessandro. Si reintegra Hern, ma ovviamente la società è vigile sul mercato, perché comunque questo è un giocatore che nella squadra che è diventata forse c'entra poco. Puntate sempre a un'ala piccola, più qual è il secondo acquisto? L'ala piccola lo diamo per scontato, ma poi a chi pensi che possa servire più? Un piccolo o un lungo a Darman Forte sotto? No, io penso che i giocatori che sono andati via sono un esterno e diciamo il cambio dei lunghi, quello importante. Certo. E quindi credo che sia decisivo arricchire di qualità la squadra con un esterno importante e garantire ai nostri due lunghi un supporto reale con un terzo lungo che possa essere un semititolare, così almeno l'ho definito anche oggi sulla Gazzetta dello Sport. Quindi credo che questi sono i due innesti che noi dobbiamo fare. A Teramo ha vinto sempre solo l'amico Franco Gremenzi, no? Dalla B2 alla B1, dalla B1 alla A2, dalla A2 alla A1. Beh, ma Gremenzi quando perde fa notizia, no? Quando vince. Francolino, teramano, profeta in patria come pochi. Poi c'è stata una sequela di allenatori di grandissimo anche pedigree, insomma il decano Pancotto, ma anche gente molto preparata come Luca Dalmonte, Matteo Boniciolli. È sempre stato difficile trovare il feeling con quella piazza, nessuno è rimasto più di una stagione. Solo Capobianco, che il primo anno li ha messi sulla cartina che conta, no? Playoff, Final Eight. Ecco, fra questi due allenatori, secondo me anche diversi se vuoi, no? Franco Gremenzi e Capobianco, tu come ti piacerebbe collocarti in questa piazza che ti ha accolto subito bene? Da quello che ho visto, da quello che ho letto nei blog, da quello che si dice, da quello che hai detto anche tu, è una piazza che ti ha subito accolto bene, e non è detto che questo accada sempre per no. Gli allenatori. No, ma ti voglio dire che anche la mia decisione di venire è stata molto legata all'istinto. Quando l'ho detto in conferenza stampa non era giusto per buttare lì due parole, è la verità. Cioè, ho avuto la sensazione di un ambiente che aveva bisogno di un aiuto e io in quel momento mi sentivo in grado di poterlo dare. Spero di essere in grado di continuare a farlo. La disponibilità da parte dei giocatori è tanta e il calore della gente intorno è benzina per il nostro campionato. Quindi non saprei dirti in quale scala di valori potrei collocarmi. Mi conosci, sai che non sono neanche una persona molto presuntuosa. Credo
di poter dare una mano reale al raggiungimento di un obiettivo non semplice. E visto che la piazza ti piace, aprire un ciclo. E no? Visto che la piazza mi piace, magari perché no, però credo che la cosa più importante sia intanto essere con la testa libera per poter garantire agli altri di avere la testa un po' più libera, perché quando si perde così tanto spesso il timore della sconfitta è la cosa peggiore, e magari avere davanti qualcuno che non ha vissuto quel periodo e quelle sconfitte ti aiuta ad avere una visione un po' più ottimistica. Adesso metto in difficoltà il pro di Andrea Costantini, sto scherzando, vediamo se c'è un contributo di 20 secondi da YouTube, se c'è invito Andrea a guardarlo, perché non potevamo ovviamente mandarlo via. Questo poi te lo facciamo rivedere, questo è dal gol, però questa è un'inquadratura come vedi molto diversa da quella classica fatta a livello del terreno, no? Schiacciata, questa è un'inquadratura pescata da, perché me ne sono viste 22-23 diverse, ricettori. Questa è quella diversa, la possiamo rimandare, lui segna e una telecamera laterale in alto prende questa corsa per di fiato il campione del mondo, guarda cosa fa, e questa io non l'avevo mai vista fino alla proposta di televisione, almeno non da questa angolazione, si fa tutto il campo. Dopo io me lo ricordo, mio fratello che giocava mezza punta a Chieti, non vorrei bestemmiare, lì non lo faceva, cioè, va a fare il terzino e vince il mondiale. Cosa hai pensato e dove eri quando tuo fratello faceva la storia calcistica d'Italia del mondo? Io ero lì allo stadio verso dove lui stava finendo la sua corsa. Sei saltato in testa a qualcuno? Ero vicino a mio fratello grande, sono state lacrime, scene di gioia, come non giusto che sia, è stato un momento irripetibile. Mi ha sempre colpito questo, lui era, ripeto, mezza punta, pur di andare in Serie A fa il terzino e arriva all'Empirio. No. È rimasto un ragazzo, cioè, gasato, montato alla testa, no. Arrivano tanti soldi nel calcio, non è come il basket, insomma, si può diventare molto ricchi, ma è rimasto una persona sana, come mi appare quando parla, si è gasato poco la testa. Sanissimo, sanissimo, è stata una bella storia, come hai detto tu, un sogno penso per i ragazzi, lui è rimasto com'è, con la testa a posto. Super, vabbè, mio fratello sono di parte. Certo. Luca, questo sembra talmente una brava persona, ma veramente un giocatore con la testa, che è andato fuori squadra della Juve, dopodiché la Juve lo deve richiamare perché ha bisogno di un giocatore come lui, lui rientra come se nulla fosse, ricomincia a giocare e dà subito il suo contributo. E giocatore noi siamo di due Juventini e Marco. Sì, okay, chiaro. Prossimi turni, Federica, velocissimi perché cominciamo con il Teramo che giocherà domenica 12 in casa contro Roma alle 6 alle 6 e un quarto. Ale, una partita che ripeto solo tre giorni fa poteva avere tutto un altro sapore, pizzicando questa, uno come d'incanto guarda una classifica molto diversa. Sì, paradossalmente le partite in casa ti permettono di capitalizzare i colpacci in trasferta, se riuscissimo a farlo apriremmo veramente un capitolo nuovo e anche la vittoria di Avellino prenderebbe un senso molto diverso rispetto alla grande partita, alla grande prestazione, all'impresa dei ragazzi in difficoltà. Quindi questo credo che possa essere uno stimolo in più per tutti noi. Noi, per non sapere leggere e scrivere, abbiamo già invitato Rullo, perché pare che anche questo non porti malaccio. Altro prossimo turno. Poi sì, l'altro prossimo turno è la 1 in carrozzina. La Micacci giocherà a Roma nell'infrasettimanale, mercoledì alle 18. Purtroppo è dura contro l'Ele, come insomma in bocca al lupo alla Micacci che deve risollevarsi se deve puntare allo scudetto. Serie B. Altre partite infrasettimanali, in B dilettanti nel girone C, dove la Tiber Roma... Cosa? No, niente, notavo che sono tre squadre che giocano contro Roma. Quindi le Torre dei Passeri andrà a giocare a Roma, mentre Chieti andrà a giocare a Fossombrone e si giocherà alle 6 anche qui. In bocca al lupo, siamo già domani, quindi in bocca al lupo alle abruzzesi. Serie C. Infine la C dilettanti girone. Abbiamo il derby. Sabato 11 dicembre ci sarà Airola Vasto alle 18 e alle 20.45 alla Giulianova, Giulianova Mola, mentre domenica 12 il derby con Pescara a Roseto e Torre del Greco sul Mona. Andrea, ci tocca ovviamente tifare per l'Abruzzo Basket, io ovviamente sono rosetano e la mia squadra è il cuore è il Roseto, però che bella partita, insomma, Pescara-Roseto per palati fini, secondo me anche l'Elice, anche se pochi chilometri più in là c'è Teramo-Roma che ovviamente è la top classe, la 5 stelle, una bella partita di cadetteria. Una bellissima partita, penso, immaginare qualche anno fa che domenica ci sarebbe stato il derby Pescara-Roseto in C dilettanti, non per Pescara perché... Purtroppo in queste categorie c'è da qualche anno, ma per Roseto sarebbe stato impensabile.
È una sfida suggestiva, loro sono in un brutto momento, ma sono un'ottima squadra e sarà una partita difficilissima e bella da giocare al tempo stesso. Bene, abbiamo sforato, io chiedo scusa, passo subito a salutare gli ospiti. Grazie, in bocca al lupo Alessandro Amagli, bentornato. E grazie a voi. grazie a Cecilio Di Massi, in bocca al lupo al suo Chieti. Grazie a capitano Andrea Grosso, in bocca al lupo al suo Pescara. Grazie a Marco e a Federica. Ciao a tutti. In bocca al lupo a Lorenzo Di Giacomo, che abbiamo salutato prima, e grazie a tutto lo staff. Viva il basket! Ristorante Pizzeria Hercules a Roseto, per una serata all'insegna della buona tavola con pizze cotte nel forno a legna, primi piatti, carne, pesce cucinato secondo la migliore tradizione. Il luogo ideale per feste di compleanno, banchetti e ricorrenze e per seguire le partite della tua squadra del cuore. C'è un segreto per spendere meno sul gas. Si chiama Giulia Servizi Più, una società giovane e dinamica specializzata nella fornitura di gas metano ad uso civile ed industriale. Sono già oltre 10.000 i clienti nel solo comune di Giulianova, ma anche a Teramo iniziano ad apprezzare la convenienza e le qualità di Giulia Servizi Più. Gestione e vendita di gas metano, con agevolazioni che prevedono anche la rateizzazione di pagamenti. E allora, che state aspettando? Chiamateci per una consulenza gratuita ai numeri 085 800 76 51 e 085 800 11 11, oppure venite a trovarci a Giulianova in corso Garibaldi 65. La Mediterranea Assicurazioni è una società che affianca aziende e privati con soluzioni innovative nel settore cauzioni e fideiussioni, garantendo elevata innovazione, professionalità e capacità. Produttività, servizio eccellente, efficienza nella distribuzione e competitività. Tutto questo è Mediterranea Assicurazione SRL, via Nazionale 145, Roseto degli Abruzzi. Telefono 085 90 40 243.